Ora vediamo come creare un nuovo documento eh, con Asbim Federation, quindi come unire più modelli di diversi formati file. Selezioniamo eh, il tasto Nuovo Documento, inseriamo il titolo e il nome e lo creiamo. Eh, abbiamo due possibilità: o trasciniamo i file eh, nel pannellino della federazione da Asbim, oppure eh, utilizziamo il Platform Explorer che eh, ci riporta direttamente nei file eh, di Asbim. Una volta selezionati i file, visualizzeremo i modelli selezionati in precedenza in un'unica eh, un vista. Possiamo gestire la visibilità e la trasparenza e possiamo aggiornare la federazione nel caso, non risultassero, nel caso i modelli non risultassero allineati. Lo possiamo fare eh, sia spostando eh, gli assi cartesiani sia eh, utilizzando eh, il maniglione. Una volta effettuata la federazione possiamo consolidare il documento e creare la nuova versione del file. C'è anche la possibilità di aggiornare eh, uno dei modelli federati, quindi ad esempio in questo caso abbiamo eh, aggiornato il modello strutturale, caricato il nuovo documento e eh, aggiornato eh, nel file di federazione. Come dicevo prima, è possibile federare diversi formati file, in questo caso vedete che stiamo federando eh, un modello in formato proprietario di Edificius e eh, un modello nuvola di punti.